la Madonna di ascoltare le nostre preghiere. Nello stesso tempo vogliamo stare accanto alla Madonna che segue i suoi figli da vicino. Oggi abbiamo la gioia di avere con noi fedeli e il parroco della chiesa parrocchia di Villasmundo, padre giudice con i suoi parrocchiani. Ecco, preghiamo anche in modo particolare per lui, quest'anno compie 50 anni di sacerdozio. Preghiamo per la nipotina di Delia, genere Delia che apre e custodisce la casa del piatto. È nata oggi la sua nipotina e preghiamo per lei. Preghiamo per tutti i bimbi, preghiamo perché la Madonna concede i figli a coloro che li aspettano, li desiderano, perché il dono della vita si rinnovi sempre. Padre nostro, che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore Immacolato e Addolorato di Maria, Madonna delle Lacrime, apre la croce, gli stendardi e teniamo la Madonna al centro della processione. Stringiamoci a lei, che è nostra madre. Madonna delle lacrime, cuor santo di Maria, ascolta i nostri gemiti, prega per noi Gesù. Ave
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Insieme. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime. In povera casa per giorni lacrimò, al popolo accorso le grazie donò. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Thank you.
per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, nel quinto mistero glorioso, quinto mistero doloroso, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Insieme a lui venivano a porta a porta anche ore di confesso. Quando giunsero sul posto, detto del cranio, là crocifissero lui e due affattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce,